grande è la pobrezza, le parole al mondo. E i giornali riempirono colonne e colonne nella cronaca e addirittura in quelle della politica. Noi sappiamo bene com'è nata la storia, vero? Signor Nieto, ti ricordo dei nonni. Sì. La signora Olga è nipote del signor Cromo, all'epoca consigliere di Francia nel regno di Ponte dello Stato che adesso non c'è più, e che portava il nome della nonna. A me invece raccontò tutto mio nonno, che come me si chiamava Nieto e che era il segretario dell'ambasciatore. Il Ponte Vedro adesso diremmo che aveva un pessimo rapporto debito pubblico PIL e a finanziare l'esausto, le casse dello Stato. Aveva in gran parte provveduto un banchiere, Ponte Vedrino, uno tra i più ricchi in Europa e il quale era deceduto qualche tempo prima dell'inizio di questa nostra storia, lasciando tutto in eredità alla vedova, l'affascinante Anna Glau. E alla morte del marito si era trasferita a Parigi e quindi vi lascio immaginare la lunga schiera di corteggiatori della Glava. E anche quanto forti fossero le preoccupazioni da lei di Ponte Vedro, perché infatti la ricca vedova, amante del bel mondo e poco incline alla vedovanza, si fosse sposata con un cittadino non Ponte Vedrino, e chiaramente i debiti dello Stato sarebbero usciti fuori confine e giustamente sarebbero caduti in mano straniere. Così il debito sarebbe stato un crollo finanziario altissimo. A che l'ambasciatore incaricò mio nonno di cercare un nuovo marito, rigorosamente Ponte Vedrino, per la bella e ricca Glava. E la scelta cadde sul conte Danilo Danilovic, addetto alla segreteria dell'ambasciatore. E per favorire l'incontro venne organizzata una grande festa nei saloni dell'ambasciata. Ecco come andarono le cose. Andateci a Maxim, la troverete sicuramente.
è Chez Maxime, il locale più trasigente di Parigi, dove ci sono tutte quelle bambine, lo rubo per procurare da tutti. Finita la niente! Thank you.
Yeah.
finalmente siete arrivato. Lo sapevo. Ma ancora in questo stato. Oh, ma non potete presentarvi alla festa così conciato. Su, su, forza. Rassettatevi. E voi dovete andare subito dall'ambasciatore perché ha da dirvi una cosa importante. No, no, un momento, aspettate. Non mi sento ancora molto in forma. Sono quattro notti che non dormo e devo assolutamente riposare. Lo sappiamo tutti bene che siete un grande estimatore dei locali notturni parigini. Bene, Conte, riposatevi qui. E nessuno vi disturberà. A proposito, caro Conte, quella ballerina piccolina, bionda, come si chiama? Ah, sì, Clo Clo. E invece l'altra ballerina, quella alta, bruna, con delle belle gambe lunghe, di che nazionalità è? Sì, ho capito. Russa. Come commentare? Ma non siete sicura di averlo lasciato qui? Sì, credo che sì. Provate a cercare un attimo. Io devo rientrare, perché mio marito potrebbe sospettare. Oh,
fatto guardare sotto il divano? Venid a vivere.
Thank you.
sarà sicuramente gradita al compleanno. Conosceteci, Maxim? Ebbene, con l'aiuto di Niegus ho voluto ricreare l'atmosfera. Niegus, volete anticipare qualche cosa? Certamente. Signori, vi attendo tutti più tardi. Se volete seguirmi. Ecco, eccellenza, ho invitato qui le ragazze del Maxim. Tutte? Sì, le più autentiche. Fru fru. Marco, fru fru. Vedo che le conoscete bene. Vedete, è il ponte d'anima che gli fa una testa così. Ah, sì, sì, ovviamente. Buonasera, chiedo scusa per il ritardo. Siete scusato, ponte d'anima. Tuttavia non ce la perdere tempo, perché pare che cammino dove si non abbia un debole per mandarlo. Voi condannano per amore di padre dovete assolutamente impedire questa razza. No, non c'è alcun pericolo, perché Camillo de Rossillon è stupidamente innamorato di una donna sposata. Sposata? Voi sapete chi è? È vostra, cioè, volevo dire, è la vostra diplomazia saprà sicuramente capire chi è la donna in questione. Certo, certo, ma per maggior sicurezza, quando l'ho scoperto, la obbligherò a sposare Camillo de Rossillon. Benissimo, eccellenza, da voi del marito o che ne farete? Col marito! Deve essere un tale cretino! Un imbecille! Già me lo vedo! Comunque, conte Danilo, io ho già qua un indizio. Questo ventaglio. Tenete e indagate. Scoprite a che appartiene. Dunque. Allora, ieri, mentre dormicchiavo dietro il separè, è arrivato Camillo in cerca del ventaglio di Valencia, ma se il ventaglio è questo, allora vuol dire che la signora Valencia è moglie del barone Zeta? Non ci posso credere! Conte Danilovic. Oh, buonasera, signora Promon. Avete forse perso qualche cosa? Non credo. Intendo dire... Tacete, mio marito è gelosissimo. Non è forse vostro questo ventaglio? No, non ho perduto alcun ventaglio. Ma voi cosa sapete? Beh, per sapere che in realtà lui vuole sposare la vedova. Cascata, migliocco! Ma glielo farò pagare. Ecco il mio. Buonasera, signora Bogdanovic. Madame, il vostro ventaglio. Ma io veramente, io vi amo. Oh, caro Danilo, ma che l'avete detto? Un uomo di mondo come voi, ma sono timido. Non avete avuto il coraggio di far parlare il vostro cuore, ma è il mio. Avete compreso il vostro messaggio. Madame, siate gentile. Se non è vostro, ridatemi il ventaglio. Tacete! Aspettatemi, questa notte al laghetto e l'altra le feste frasche, sarò tua. Tua! Tieni il ventaglio, mio bel tenebroso. Madame, comunque era solo un pretesto per dirvi che lui vuole sposare la signora Gloria. Chi? Fabrizio. La butto! Grazie, conte. Allora, il lui di questa lei è sempre oggi, il lui dell'altra lei è cascata. Benissimo, ora sono certo che il ventaglio è di Valencia, moglie del barone Zeta. Conte Danilo, avete concluso con le vostre investigazioni? Ho parlato un po' con una e un po' con quell'altra. E la mia conclusione è sempre la stessa, che tutte le donne hanno qualcosa da nascondere ai propri mariti. Ah, cari amici, di cosa si parla? La sera, eccellenza, ci stavamo chiedendo come si deve comportare un marito quando la propria moglie. Mi capite, vero? Beh, certo. Tuttavia, vedete, io sono un uomo fortunato perché mia moglie va a me. Infatti, io non capisco come mai le donne siano così tendenzialmente infedeli. Ma che capire le donne è impossibile. Ah, le donne!
pensare che siete innamorato di me. Innamorato di me? Assolutamente no. Ebbene, se così vi chiedo un consiglio. Ai vostri occhi? C'è un uomo che vorrebbe sposarmi. Un amico. Che cosa dovrei fare? E per questo chiedete il mio consiglio? Soltanto un uomo disinteressato può parlarmi senza alcun interesse. E sia, sposatelo. Del resto io non ho nulla da dirvi né da darvi, tranne questo ventaglio, come regalo per il vostro matrimonio. Io vi amo. No, non è possibile che ricorda questi mezzucci. È arrivato un messaggio dal comunista. E lo avete messo lì? Se lo avesse visto il barone Zeta vi avrebbe denunciato per vilipendio. Penso proprio di no. L'ho nascosto in un posto dove nessuno ci avrebbe messo il naso. E sono giunti dalla patria voci urgenti che la vedova deve sposarsi urgentemente con uno straniero e ci impongono di agire con la più forza possibile per evitarlo. E quindi l'ambasciatore ha già riunito un'assemblea urgente con tutta l'ambasciatore e quindi niente, lei vada a cercare Cromo e io vado ad avvisare gli altri. Va bene. Thank you.
ma quale senso che entrate adesso nel padiglione? Accidenti! È proprio lì adesso che dobbiamo tenere la riunione col barone Z! E all'improvviso appare un cervo! Allora lo sapete già? Sua eccellenza mi stava raccontando delle sue eroiche gesta di caccia. Avanti, Diego, aprite quella porta. Non si può. Come mai? Perché il padiglione è occupato, molto occupato. È da due persone di sesso diverso, ma con le stesse intenzioni. Ho capito. Da un uomo e da una donna. Eccellenza. Che e scommetto anche che l'uomo è Camillo D'Orsio, con la donna stupidamente maritata. Comunque, bisogna scoprire subito chi sono. Oh, aspettate, aspettate, potrebbe rivelarsi una tragedia. Tragedia? Tragedia un corno? Appunto. Non ci devono sfuggire, niente. Andate subito a chiudere la porta posteriore del padiglione. Ho in testa due cose. Non immagino che cosa sono. Tra poco scopriremo chi sono. Intanto vado a cominciare dal buco della serratura. Ecco, pare proprio Camillo. Ma la donna è di spalle. Di spalle? Lasciate guardare me, conosco le spalle di tutte le donne di Parigi. Ma perché ridete, c'è detto? Pensavo al marito. Ecco, è proprio Camillo. Bene, e la signora la riconoscete? No, è di spalle. Ecco, ora si gira, ecco. Cosa? Ma, eccellenza, cosa vi succede? Cosa? Ho visto mia moglie. No, ho visto la mia. Thank you.
sera con Camillo de Rossillon. Oh!
E il cabaret delle insette che ho invitato qui nella sala della signora Clary su sua espressa richiesta. Veramente? Le vere insette? Sì, e anche sua moglie ne farà parte. Non sposerò Camillo dello Signore. Ma allora, al rendezvous nel chiosco?
quella dama non ero io, era una signora già sposata ed io ho preso il suo posto per salvarla. Ma perché non dirmelo prima? Non mi sarei arrabbiato così tanto. E perché? Per amore. Per amore. Di patria? Di quale patria? Di quella che state cercando di locali notturni? Anda a casa mia, io sono solo e mia moglie, quindi vado da Sheba Sin, dove fra tanti amici e più di champagne, mi sento solo come a casa mia. E questo è tutto quello che desideravo. No. Niente.
Benissimo, la signora Gravery non sposerà Camillo dello Sion perché nel chiosco non c'era lei, ma un'altra donna. Perdonate, sono stato dubitare di voi. Allora, è tutto finito bene? Assolutamente no, la situazione è drammatica. Se il conte Danilo si rifiuta di sposare Madame Gladari, dobbiamo assolutamente trovare un altro conte Vedrino. Non ci resta che tentare l'ultima carta. Niente, le ordino di chiedere immediatamente la mano di Madame Gladari. Io mi vergogno e poi loro mi riderebbero in faccia, lo so. Niebus, è un ordine, eseguitelo immediatamente. E madame. Prego, maestro, via il là e...